Sono passati quasi 80 anni dall'uscita del film musical Il Mago di Oz, un film tratto dal celebre romanzo per ragazzi di Lyman Frank Baum, che all'epoca raccolse gli applausi dei maggiori critici del cinema e diventando di fatto un classico della storia del cinema. In più lanciò la carriera dell'attrice Judy Garland. I rumori che questo film sia maledetto non è del tutto infondato a causa dei tanti fatti misteriosi successi durante le riprese. Per dirne una, la prima scelta come attore per rappresentare l'uomo di latta fu Buddy Ebsen. Neanche in una settimana di inizio riprese l'attore venne cambiato per un altro, perché Besen si era intossicato col trucco di alluminio che gli veniva applicato in faccia. Si dice anche che la Metro-Goldwyn-Mayer spinse l'attrice Judy Garland al consumo di dosi di farmaci in modo da evitare aumenti di peso. C'è anche un caso strano che ancora è materia di discussione tra gli esperti nel settore. Si tratta di una sequenza in cui appare una figura che è difficile da evitare. Gli esperti incontro affermano che si tratti di un montaggio fatto apposta per danneggiare il grande successo della Metro-Goldwyn-Mayer e che nella sequenza originale ci fosse stato un uccello, mentre quelli più scettici affermano che non ci sia alcun montaggio e che tale sequenza l'hanno visto così com'era alla prima del film. La figura in questione è quella di un extra del film, per essere precisi, uno dei tanti nani del film. Prima di farti vedere la sequenza, capiamo un po' com'era lavorare in quell'epoca. Negli anni 30, un lavoratore poteva sognarsi i diritti che hanno attualmente i lavoratori. E senza diritti, un lavoratore, per non perdere il proprio lavoro, accetta delle condizioni che rasenta nello schiavismo. Forse erano poco umane le condizioni di lavoro di questo extra, che sommato ad altri problemi personali siano stati motivi di perché abbia preso tale decisione. Come dicevo prima, ci sono tanti che sono contro questa leggenda metropolitana, che nella sequenza originale, al posto del volatile, ci sia l'extra impiccato. È ovvio dire che non è facile trovare una soluzione, ma resterà l'incertezza che questa leggenda sia vera. Se vuoi continuare a vedere video così, iscriviti al canale e condividi il video nelle reti sociali. Ti ringrazio per la tua attenzione, noi ci vediamo al prossimo video.